il grande privilegio e devo dire la grande fortuna di essermi potuta collegare con il più grande, direi, esperto di studi sul diabete. Infatti il professor Camillo Ricordi è proprio direttore dell'Istituto di Ricerca sul Diabete dell'Università di Miami e di tutti i trapianti cellulari. E con lui io voglio parlare di un tema importantissimo, che è quello di come aiutare e di perché si è creata tanta unione tra Covid-19 e alimentazione, rapporto con il cibo e soprattutto con coloro che sono in sovrappeso. Professor Ricordi, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi siamo collegati con lei che è a Miami, però mi sembra che i problemi che noi abbiamo qui in Italia siano gli stessi in realtà poi in tutto il mondo. Vuole spiegarmi perché si è tanto collegato quelli che sono i suoi studi con il problema del Covid-19? Ma perché nel diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, che è uno degli esempi dell'epidemia di malattie autoimmuni che si è scatenata nelle ultime decadi, che affligge il 20% della popolazione negli Stati Uniti con 100 patologie autoimmuni, ha dei fattori in comune con la predisposizione ai casi più gravi di malattie virali come il Covid-19. Perché si è visto che c'è una predisposizione a non regolare bene il sistema immunitario, per cui si è predisposti a queste reazioni iperimmuni, iperinfiammatorie, a queste tempeste di citochine che possono favorire sia l'insorgenza di patologie autoimmuni che l'insorgenza di patologie gravi legate al Covid-19, per esempio. E noi stavamo proprio facendo per il diabete tipo 1 degli interventi con delle cellule staminali mesenchimali, che sono cellule immunomodulanti e che combattono l'infiammazione e la tempesta di citochine. Quando è esploso il Covid eravamo già pronti con queste cellule, le abbiamo espanse ancora di più per lanciare un trial che è stato approvato dalla Food and Drug Administration americana e che è stato pubblicato il 5 gennaio con dei risultati sorprendenti, che hanno fatto vedere che si è riusciti a salvare il 100% dei pazienti trattati sotto gli 85 anni, mentre nel gruppo di controllo più della metà sono deceduti purtroppo entro un mese. Erano i casi più gravi, intubati in terapia intensiva con ventilatori. Però si è visto anche che abbiamo iniziato a studiare come possiamo proteggere la gente, evitare che sviluppino queste forme più gravi, oltre a curare quelli che hanno sviluppato le forme più gravi. E si è visto che ci sono una serie di sostanze naturali che sono state studiate con dei grandi database e programmi di intelligenza artificiale per fare lo screening di centinaia di milioni di molecole e sostanze, che ci sono una serie di sostanze che sono molto utili, dalla vitamina D all'omega 3 a questi attivatori delle sirtuine e polifenoli come pterostilbene, politadino, nichiolo, che si trovano in natura, che sono di origine vegetale, da erbe di solito dall'Asia, che si trovano spesso in Asia, e che hanno delle azioni non soltanto, erano nati come anti-aging. Adesso stiamo studiando a Roma con Tor Vergata, la Sapienza e anche l'Istituto Superiore della Sanità una combinazione che in Italia si chiama SIRT 500 Plus, che ha queste sostanze che attivano le sirtuine e proteggono perfino dalle infezioni virali, e sono delle sostanze che erano nate come anti-aging, ma si è visto che siccome attivano delle pathway metaboliche, favoriscono la neurodifferenziazione, la cardioprotezione, aumentano la secrezione di insulina e hanno, sorprendentemente, stanno dando risultati anche come azione antivirale. Le potremmo chiamare addirittura sostanze protettive, come appunto molto spesso ho sentito che lei definisce questi aiuti naturali, perché in realtà sono degli aiuti naturali che proteggono il nostro organismo. Vogliamo fare qualche esempio? Non so, ad esempio lei parla degli omega 3, ma noi per avere quella quantità di omega 3 sufficiente dovremmo mangiare quanti chili di pesce? Per esempio, per assumere 5 grammi di omega 3 bisognerebbe consumare 6 kg di aragoste al giorno, 2 kg di tonno al giorno, 600 g di salmone. Il problema è che, a parte le calorie, perché per vivere a lungo e sani bisognerebbe diminuire l'apporto calorico
o arrivare alle esattamente digiuno intermittente o saltare un po' dei pasti, insomma mangiare meno di quello che mangiamo nell'era moderna. Però se uno volesse consumare così tanto pesce diventa anche pericoloso, perché questi pesci sono contaminati ormai. In Florida, per esempio, certi pesci ti dicono puoi mangiarlo una volta al mese o una volta ogni 2 settimane, per cui purtroppo con l'inquinamento, i metalli pesanti, le sostanze che si trovano nel pesce, è difficile dire mangiati 2 chili. Quindi lei è un grande sostenitore di questa sostanza protettiva, ad esempio, che sono gli omega 3, come mi sembra di capire la vitamina D. Sì, è come la politadina, il pterostilbene e questo nichiolo, che sono attivatori delle sirtuine, che stanno assumendo un ruolo centrale proprio per il benessere anche, generale. Anche perché ci aiutano a non prendere peso. Professor Ricordi, io le sono molto grata di tutta la nostra chiacchierata, spero di avere l'opportunità di parlarci ancora e spero davvero che riusciremo a fare delle cose importanti insieme. Un abbraccio affettuoso, buona giornata. Benissimo.